Ciao a tutti, oggi voglio farvi una delle lasagne più buone che io cucino, ma proprio senza falsa modestia, ed è fatta con gli asparagi, che sono di stagione, finalmente non costano più un miliardo, e la burrata, pazzeschi! Ho circa 800 grammi di asparagi a cui ho pulito il gambo, vedete? Adesso ci metto l'acqua bollente, il sale e li faccio bollire fino a che non sono abbastanza morbidi. Ecco qua, li ho fatti bollire, mi sono dimenticata di fare il video mentre bollivano, molto bene. Cosa importante è tenere quest'acqua di cottura salata perché ci servirà per diluire poi la nostra crema. Ho tagliato gli asparagi, le punte le ho tenute da parte, ho tagliato i gambi, ho fatto appassire due scalogni belli grandi con un po' di burro. Scalogni, punte di asparagi, gambi di asparagi che adesso vado a mettere insieme agli scalogni, così. Aggiungo un po' di brodo, quello degli asparagi, così. E lascio cuocere bene bene bene, ancora 2-3 minuti e ci siamo. Ho messo i gambi ben stufati dentro a una ciotola, aggiungo un 300-320 grammi di burrata, un 70-80 grammi di parmigiano, incomincio a frullare aggiungendo man mano un po' di acqua di cottura degli asparagi. Questa è, in realtà, più che burrata, questa è proprio una stracciatella. Aggiungo il parmigiano e frullo con un po' di acqua di vegetazione, acqua di cottura degli asparagi. È una delle cose più buone dell'universo mondo. Punte di asparagi, la nostra teglia e una sfoglia sottile, non di quelle troppo porose. E via, partiamo. Sporchiamo la teglia un pochino. Poi, se ci sembra che sia troppo spessa, basta aggiungere un pochino della nostra acqua di vegetazione. Un po' di crema. Un po' di punte, spalmo bene, uno, due e tre, ultimo strato. Finiamo con l'ultimo strato, che deve essere il più bello. Io metto ancora qualche cucchiaiata di burrata, così proprio per non farmi mancare niente. Parmigiano, forno 20-25 minuti a 180 gradi. Parmigiano lo vado a mettere di là, vicino ai fornelli. Nel frattempo mi sono cambiata, preparata, perché stasera ho una cena. Ecco qui, mettiamo in forno. Non ti scotta. Non mi scotto. Lasagne pronte. Ho una cameraman d'eccezione, che è la mia amica Alessandra. Eccole qua. E voilà! Non farò il solito finale perché stanno arrivando gli ospiti, quindi vi saluto così. Baci!